Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie Proviamolo. E oggi proviamo la demo di un gioco che si chiama Bionic Bay. Questo titolo qua è stato presentato in uno degli eventi che ci sono stati intorno alla Gamescom, uno di quelli minori se non sbaglio, e mi ha intrigato fin dal primo momento perché sembrerebbe essere una sorta di platform però abbastanza creativo, in cui devi girare continuamente tutto quanto lo scenario in un ambiente molto post-apocalittico, gigante, epico, con tutto distrutto. Difficile da spiegare, è meglio che ve lo mostri direttamente adesso. Quindi, nuovo gioco, vediamo un po' di che si tratta, pad alla mano. Murina e Psychoflow Presents. Bam, così. Un sacco di persone che lavoravano a una specie di uovo gigante, poi quello ha cominciato a smolecolare persone. Ok. Eccoci qua. Siamo sempre sotto l'uovo. È tutto molto scuro, si vede a malapena. Wow, 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 wow. Ok. È molto intrigante lo stile, eh? Molto. Ok, siamo a pelo d'acqua. Cos'è questo? Oh, ma... scusate, si è lanciato tipo... No, non ci posso manco tornare. Ma c'ha un salto minuscolo sto tipo. Come dovrei fare? Ah, ok. Che faccio? Vado lì? Non è che sia proprio... Stavo per dire la cosa più consigliabile in assoluto. Ci ha irradiato in qualche maniera. Ah! Wow! Alla faccia! Ora facciamo dei mega salti. Ok. Il controllo del personaggio è un po'... Nel senso, ci devi un attimino abituare, però vabbè, è sufficientemente... diciamo per... Wow, 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 wow. Preciso. Ok. Sono atterrato su un qualcosa di schifido e morbido. Ah, devo sfruttare molto la fisica del ragdoll, diciamo. Se ho ben capito. È molto affascinante comunque, guardate che spettacolo tutto questo. È ovvio che un po' di ispirazione ci sia in Limbo e Inside, eh. Però ormai sono parecchi i giochi di questo tipo, il che mi fa piacere perché li adoro. Questo però sembrerebbe essere un po' diverso dagli altri. Allora, vediamo un po'. Ah, ok, sì, devo sfruttare queste... i movimenti vanno imparati, però guarda, pensavo che fosse meno intuitivo, alla fine mi ci sto trovando preciso.
più o meno. Via. Bam. Sì, c'è questo motore fisico nel gioco che un po' ti fa prevedere abbastanza decentemente come dovrebbero muoversi le cose, più o meno. Lo stile è molto intrigante, non c'è che dire. Wow! Mi è preso un colpo, ok. Ok, vengo smolecolato piuttosto facilmente. D'accordo, allora. No, ah, non li devo proprio toccare. Aspetta, Allora, vediamo. Così, vai. Ok. Mi ha fatto prendere un colpo la prima volta. Ok. Bam, stiamo continuando ad andare giù. E mo io non... Wow, 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 wow. Ma che diavolo? Ok. Guarda che c'ha il ragdoll che ogni tanto fa proprio ridere. Che è sta cosa? Posso andare qua sotto? La risposta è no. Ok. Opla. Qualcosa mi dice che queste macchine sono... No, invece no, non è successo niente. Ok. No, in compenso quel raggio però... Quel raggio mi uccide, sì. Mi smolecola! Ok. Via, via. Ok. Oh cacchio. E questo mo? Quello mi sa che non è molto salutare. Se mi aspira. Ok. Beh. Ah, lo stile e l'atmosfera sono bellissimi. Non c'è che dire. È strano perché ti dà sempre... Oh, cacchio. Ok, sì. È strano perché ti dà sempre l'idea che sia instabile. In realtà fai abbastanza presa e hai abbastanza il controllo delle cose. Quello che a una prima occhiata non è esattamente... Guarda, quello che rimane completamente sospeso in aria. Anche questi pezzi. Che è sta sostanza verde? È stata una sorta di apocalisse... Oh cacchio, aspetta. Queste esplodono. È stata una sorta di apocalisse sovrannaturale. Non so che cazzo. Non so che pensare. Oh cavolo. Ok, ma oh. Qui stiamo continuando ad andare in giù. Allora, questi non esplodono, ormai l'ho capito. Sto cominciando a riconoscerli l'uno dall'altro. Sì, devo dire perfetto. È proprio riuscito. Devo fare meglio. Ci devo arrivare. Devo prendere lo slancio molto bene. No, non ci sto ancora arrivando. Maledizione. Questo è più difficile di quanto immaginassi. Che è proprio al limite di quello che posso fare. Ok, ci sono arrivato. Bene. Grazie. Lì? Se vado lì, per esempio?
miseria. No, 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 no. Via. Ok. Io non so bene cosa. Oh! Che cacchio. Non me l'aspettavo. Allora, questi fumi bollenti potrebbero non essere esattamente salutari. Ma se è per quello non lo è neanche la lava che... Ho sparato. No, è che non riesce a non farmi ridere questa cosa, cioè, veramente tantissimo. Ok, allora, aspetta però. Cacchio, quasi. Olè. Ok. Sì, ok. Aspetta. Via. Ok. Allora, saltiamo prima qui. Poi. Qua sotto. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Un bel pezzo che sto andando avanti e... Oh, oh! Ok. È veramente intrigante. E adesso? Che succede? Cosa dovrei fare? Che succede? Ah va! Ma che diavolo! No, vabbè. Ok. Mam. Esco da un tronco così all'aperto. Ma che figo che è. Ok. Molto molto figo. Bam. No, sono di nuovo in mezzo a me. Ok. Va bene, allora ragazzi, devo dirvi che è incredibilmente affascinante e adoro queste cose. E quindi potrebbe valere la pena. Ora, dal gameplay che ho visto però, di una parte probabilmente piuttosto avanzata, questo non è un gioco atmosferico e basta, che ti vuole raccontare un qualcosa, e cioè, questo è cattivo, nel senso è a livello platformico è piuttosto bastardo. Più avanti potrebbe diventare tranquillamente un rage game, e ci sono delle meccaniche di girare lo scenario che ancora non abbiamo visto e probabilmente vedremo molto molto più in là. Quindi, però il gioco sembra davvero intrigante, quindi vi suggerisco di darci un'occhiata. D'accordo, gente? Grazie a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram, Telegram e TikTok, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon, link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco. E se lo acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto!